L'onorevole Bartolo è un personaggio fortunatamente, sottolineo, noto, è stato medico a Lampedusa, appunto dell'ambulatorio di Lampedusa per 30 anni, per quasi 30 anni. Il suo ruolo è stato un ruolo straordinario e è una parola addirittura minimizzante in relazione a questo fenomeno epocale che è quello dell'immigrazione. Lo abbiamo conosciuto grazie anche a un film che era appunto Fuoco a mare di Rose, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino qualche anno fa. Ha anche pubblicato dei libri in cui ha raccontato questa sua esperienza, questa avventura non solo professionale, ma umana e di assoluta rilevanza sociale e politica. Ed è divenuto recentemente, lo scorso anno, europarlamentare nel gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici. Io penso di poterlo dire, ho anche votato personalmente l'onorevole Bartolo, quindi questa dichiarazione di parzialità mi permetto di portarla all'attenzione comune, per dire che quindi la mia stima è una stima profonda. Per quale motivo? Vedete, aver organizzato questi discorsi della crisi, noi di solito organizziamo delle conferenze in presenza. Ricordo che un anno fa abbiamo invitato Mimmo Lucano in Sapienza, proprio il mio dipartimento, per iniziativa di alcuni antropologi. Quindi c'è un filo diretto tra l'iniziativa dello scorso anno e l'iniziativa di quest'anno. Ci sembra, proprio come Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni e poi Arte e Spettacolo, e vedete come la figura di Bartolo in qualche modo intrecci tutte queste componenti. Il fatto che appunto vi siano dei film che raccontano la sua avventura e la sua testimonianza di civiltà, perché di questo dobbiamo parlare, e ci facciano capire quali siano i confini della dignità umana, dell'idea di giustizia, del senso di responsabilità e di cosa significhi concretamente fare politica in senso alto. Ecco, vedete che questo aspetto, una personalità di questo genere, a mio parere, sollecita profondamente anche a livello della formazione quella che è l'intelligenza, la curiosità e a mio parere anche la necessità di apprendimento dei nostri studenti. In fondo, un medico che combatte sul fronte della vita e della morte a Lampedusa, che è un'isola. Notate come in questa situazione di lockdown Lampedusa viva problemi paradossalmente rovesciati, in quanto è naturalmente isolata e separata, abbia piuttosto il problema della connessione, il problema del connettersi. Non voglio rubare tempo ai nostri ospiti che diranno cose sicuramente interessanti, queste introduttive che vi sto segnalando. Permettetemi tanto di farvi riflettere su un termine che mi impegno continuamente, che è un termine greco, koinos, studio a partire dal Nuovo Testamento in particolare. Chiederei a Miriam di Peri di spegnere il microfono. Koinos in greco vuol dire sia contaminante che comune, che in qualche modo profano. Allora, in fin dei conti è il termine che al tempo stesso indica il pericolo del contatto con l'altro, dell'esposizione all'altro, ma anche la necessità dell'esperienza di apertura, di contaminazione, di comunione. Da koinos deriva koinonia, che in greco appunto vuol dire comunione. Se voi prendete il 10° capitolo degli Atti degli Apostoli, è un capitolo in cui vi è questa torsione del termine koinos, che da impuro viene ad acquisire il significato vero e proprio di comune e di condiviso. Allora, in qualche modo, ripeto, questi discorsi della crisi, queste conferenze, questo ciclo che vogliono sollecitare la questione appunto della separatezza, della crisi, dell'emergenza, dello stato di eccezione, del pericolo, che è un pericolo di vita e di morte, è d'altra parte un tema chiave del nostro essere al mondo, del nostro fondare comunità, del nostro vivere politica. Mi fermo qui e ringrazio tantissimo Pietro Bartolo, introducendo anche due cenni sul maestro Maurizio Zaccaro, che ha recentemente girato un film a partire
da un libro, appunto, in qualche modo autobiografico, di Bartolo, ma non voglio sostituirmi alle parole dell'onorevole, grazie ancora, e ripeto la mia commozione e il mio orgoglio di averla qui con noi oggi, e al maestro Zaccaro che ringrazio. Prego, onorevole. Grazie, grazie a voi, grazie veramente, dico che ringrazio di cuore, buonasera a tutti ovviamente, per me è un grande onore, un grande piacere essere collegato qua, anche se in remoto con questa la pandemia ci ha costretto insomma ad incontrarci, però insomma, va bene anche così, importante essere presenti e ti ringrazio per questa opportunità. Diciamo di collegarmi con questa prestigiosa università ed inaugurare questa prima serie di incontri, proprio incontri in stato di eccezione, straordinaria, oltretutto. Penso che sia un'eventualità questa rara, insomma, unica, credo. Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere, almeno che io ricordi. E quindi vorrei iniziare sicuramente per ringraziare il professor Lettieri, che ha voluto questo incontro per il suo corteso invito, ma insomma la dottoressa Maria Pallica, che ha contribuito a rendere possibile questo nostro incontro virtuale, nonché ovviamente tutti gli studenti che sono presenti, sono tanti, chiaramente. Io ho una particolare predilezione per le università, perché credo che i giovani sono il nostro presente, sono il nostro futuro e loro veramente sono una grande risorsa e quindi preferisco stare con i giovani per questo motivo. Ovviamente chi mi conosce la mia storia sa che ho dedicato la mia vita, veramente la mia vita, la mia carriera professionale a soccorrere e accogliere persone, persone, voglio dire persone, mi viene difficile chiamarli in un altro modo, non uso altri termini. Perché chi arriva a Lampedusa, ma chi è arrivato anche a Lesbo, per dire a Malta e in altri posti, sono delle persone. Qualcuno li ha chiamati in un'altra maniera, non sanno neanche come chiamarli ormai. Li chiamano migranti economici, chi li chiama rifugiati, richiedenti asilo, clandestini, addirittura ultimamente li chiamano flussi, non flussi, come se fosse un fiume. Ma sono delle persone, viva Dio, sono delle persone, donne, uomini, bambini, persone in carne ed ossa, come noi, uguale, persone che sono portatori di diritto, proprio come noi. Queste persone fanno parte di questo fenomeno migratorio che tanto spaventa l'Europa e che si continua a gestire nella sua componente emergenziale, meramente emergenziale. Eppure l'immigrazione vanno contestualizzate all'interno dei mutamenti epocali che il mondo globalizzato ha vissuto in questi 30 anni. L'unico aspetto emergenziale del fenomeno migratorio per il quale continuo a battermi consiste proprio nel mettere in atto politiche dirette a prevenire morti nel Mediterraneo attraverso la messa a punto di un sistema di ricerca, soccorso europeo in mare e l'apertura di via legale. Sarebbe sicuramente la cosa migliore. Ho visto troppe aspirazioni di un futuro migliore da parte di ragazze, ragazzi, giovani, come voi. Ho visto naufragare queste aspirazioni nel mare, di fronte alla mia isola, nel mio mare, il mare che io ho qua davanti, quel mare straordinario, quel mare di vita, quel mare per me è tutto quel mare, per noi isolani è tutto. Pensate, io lo dico sempre, prima di fare medico ero un pescatore, Ero un pescatore, la mia famiglia è pescatore, tutti pescatori, anche mia mamma, il mare è tutto, il mare ci ha dato da campare, ci ha dato, a me mi ha permesso di diventare medico e quindi per me è tutto. Ho visto troppo orrore per non poter reagire, ho visto troppo cose brutte, dico sempre. Ho due record, uno è quello di aver visitato più di 350.000 persone, persone, persone. Non mi stancherò mai di dirlo, sono delle persone. Troppo ho visto
tanti morti. Ecco l'altro record. Altro record di cui mi vergogno. Dovremmo vergognarci per me. Io per primo. Se ne dovrebbe vergognare l'Europa, il mondo intero forse. Questo record è quello di essere il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche al mondo. Pensate quante. Non lo so nemmeno io. Sapete, io non conto, non li ho mai contati. Molti mi dicono, dottore, ma quanti erano, quanti sono? Non l'ho mai saputo. Per me non interessava il numero. Mi interessavano le persone. Non ho mai saputo rispondere a questa domanda. So che sono circa 350.000 in 28 anni. In 28 come la delusa è un'enormità, è ovvio, ma in 28 anni, se poi facciamo questo conto, che cosa sono? È una cifra ridicola. Una nazione come l'Italia, dove sono più di 50 milioni, 60 milioni di vedere come un'invasione, come qualcosa da stare attenti. State attenti. Ma di quale invasione stiamo parlando? E poi l'invasione, chi viene a invadere, l'invasione viene pericoloso, minaccioso. Sono poveri cristi che vengono in pace, chiedono aiuto, chiedono, vogliono una mano. E non sono invasori, neanche altro, come sono state descritte. Quindi per il resto l'immigrazione storico, strutturale, che non può essere gestito e non deve essere contrastato. Va gestito con gli strumenti di breve, medio, lungo termine e investendo in politiche interne ed esterne con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interessati. Ho lottato per anni, sapete, e continuo a farlo, con strumenti diversi, per fare in modo che tutte le persone possano godere appieno dei loro diritti. L'ho fatto indossando il camice da medico, scrivendo libri da scrittore. Pensate, sono diventato uno scrittore. Io che non avevo mai scritto nulla in vita mia, avevo scritto la mia tesi di laurea, quella di specializzazione, avevo fatto ricette, ma non avevo mai scritto libri. Eppure sono inventato anche scrittore e poi anche attore, anche se non ho fatto l'attore, facevo il mio lavoro nel film Fuoco a Mare. Nel film Fuoco a Mare. E quindi mi sono aggrappato a tutto quello che era possibile aggrapparmi al mondo della cultura per raccontare quello che succedeva in quest'isola, quello che succedeva nel mare Mediterraneo, quello che succedeva in Libia. Ecco, l'ho fatto con tutti i mezzi che avevo a disposizione. L'ho fatto pure andando in giro, e io personalmente, sabato, domenica, sabato, domenica, sabato, domenica, per 4 anni. Pensate, per 4 anni, perché dal lunedì al venerdì ovviamente lavoravo, avevo il mio lavoro e poi approfittavo del weekend, così lo chiamano, non ho mai saputo che cos'è. Andavo in giro, prendevo l'aereo, andavo nelle scuole, nelle università, in Italia, all'estero, al nord, al sud, ho girato tutto proprio per raccontare la verità, non tutte quelle bugie, quelle menzogne che sono state raccontate, queste persone che hanno provocato, hanno portato a tutti quei pregiudizi, a quell'odio, a come dire, quelle paure, perché sono state raccontate tante. Ecco che allora ho cercato di raccontare la verità, raccontata da chi? Da un medico, Pietro Bartolo, abbiamo un medico che era in trincea, un medico che ha vissuto questa esperienza e ha conosciuto queste persone, perché queste persone non solo li ho accolti, non solo li ho curati, ma li ho ascoltati uno per uno, perché era importante ascoltarle. Per me, per loro, era molto importante. E continuo a lottare per questo, sapete? Continuo a lottare. Ho fatto, come ho detto, sia da medico, da scrittore, da attore, e quindi il mio amico Maurizio Zaccaro lo sa. Ve lo può confermare anche lui e lo ringrazio veramente immensamente lui. Ringrazio anche ovviamente Gianfranco Rosi che mi hanno dato questo, hanno fatto un dono,
per me è un dono importante, mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro opera, il loro lavoro, di raccontare queste cose. Veramente li ringrazio, lo ringrazio anche per aver accettato oggi di essere qua con voi, con me, per raccontare anche il suo lavoro, quest'ultimo film, ve ne parlerà magari lui, un film che ha avuto delle traversie, insomma, ha avuto dei problemi, ma insomma ve ne parlerà lui magari adesso. E quindi per me è stato importante, importante anche intraprendere la carriera politica. La carriera politica, sapete quando detta a mia moglie, ha capito che per cambiare le cose, purtroppo perché malgrado i film, malgrado i libri, malgrado i miei interventi, i miei viaggi nelle scuole, ho capito che puoi far commuovere, puoi fare piangere, quante volte quando oppure facevo vedere quei documenti reali, veri, piangere, poi venire magari e dirmi: ma dottore, ma veramente così è? Ma certo, ma la gente cosa ne sa? La gente è stata imbrogliata, è stata plagiata, è stata, come dire, imbrogliata, è stata imbrogliata. Gli hanno raccontato un sacco di stupidaggini, E poi ho capito che ero, malgrado i libri, malgrado i film, malgrado questi sforzi, ecco, anche sacrifici che facevo, perché ovviamente dovevo abbandonare la famiglia, dove non succedeva nulla. Chi deve cambiare le cose? Chi può fare qualcosa? Può fare qualcosa sicuramente la politica, ma la politica è quella, la vera politica, la politica quella La che interrompo un attimo. Lei ha un microfono fisso o un microfono mobile? io. Ha un microfono fisso o il microfono del computer? No, sono col telefonino, io col cellulare, perché se sicuramente Perché ogni c'è. tanto si abbassa l'audio. Comunque, continui, Ah, continui. allora Scusi. mi metto più vicino così, va bene? Va Proviamo. bene? Proviamo così, mi metto più vicino. Scusatemi, ma Grazie. purtroppo sono col telefonino, col cellulare. E Perfetto. quindi dicevo, ho capito che chi poteva cambiare le cose, chi doveva dare le risposte era la politica. Perché è la politica che deve decidere se chiudere i porti o aprire i porti, la politica che deve decidere se fare accordi con Erdogan, se fare accordi con la Libia, questi famosi memorandum. È la politica che deve decidere se salvarli, creare un sistema di ricerca e soccorso in mare. La politica, ma la politica quella vera, quella buona, quella che è servizio, perché io ci credo nella politica, sapete ragazzi, è come se ci creda, la politica è qualcosa di nobile, di straordinario. Certamente non è la politica che molti fanno, questa non è politica, questa è cialtroneria, io dico. La politica è qualcosa veramente di importante. Ecco, è a quel punto che ho deciso, perché mi sapete, mi sembra sempre di non fare il mio dovere, di essere sempre in difetto, dico, ma io ho una responsabilità. Ho vissuto questa esperienza, so chi sono queste persone, cosa vogliono, le loro storie, i loro viaggi, le loro sofferenze, le loro ambizioni, i loro sogni. Spesso questi sogni muoiono in fondo a quel mare che vi dicevo prima, il mio mare, che è diventato un cimitero, più di 40.000 persone hanno perso la vita in questo mare ed è veramente qualcosa che ti fa tanto male anche per noi isolani, che per noi il mare lo vediamo come un mare di vita, di sostentamento, e non un cimitero. Non deve essere un cimitero. Noi vogliamo che il mare torni a essere quel mare che noi abbiamo sempre conosciuto, un mare di vita, un ponte, qualcosa che lega, non che deve dividere. Assolutamente no. E allora quando ho deciso di entrare in politica, dico entrare in politica, qualcuno è sceso in politica. Io sono entrato in politica e devo dire che ha avuto un consenso straordinario, che mi ha dato coraggio, mi ha dato la forza anche per affrontare questa nuova avventura politica. Quindi sono diventato un europarlamentare. Quando sono andato da mia moglie quel giorno, quando ho deciso di scegliere di entrare in politica, sono andato da mia moglie.
adesso vi faccio ridere, forse gli ho detto, sai Rita, perché si chiama Rita, mia moglie, ho detto Rita, sai, ho deciso di entrare in politica. E lei mi ha detto, ti mancava solo questo. E aveva, ha ragione, però dovevo farlo perché la politica deve dare risposte, e soprattutto la politica europea, perché è l'Europa che deve avere le risposte, l'Europa tutta, perché troppo si è scaricato sulle spalle di quegli stati membri e nazioni che sono, ecco, di fronte al mare, quanto alla Libia, quale la Grecia, l'Italia, Malta, la Spagna, che devono affrontare questo problema. E secondo quello che è il regolamento di Dublino, voi lo sapete, ecco, questi sono stati gli accordi fatti, e allora queste persone che arrivano devono essere identificate e restare nel paese di arrivo. Questo non è possibile. Ecco perché ho scelto di entrare in politica, sono arrivato in Europa, ho scelto di la commissione Libe, quindi affari interni, libertà civili e quindi migrazione, e quindi sono diventato anche vicepresidente della commissione Libe e ho chiesto il dossier che riguarda proprio la riforma del regolamento di Dublino, perché è là dove sta il problema, là dove sta il problema. E quindi ho scelto di entrare per lavorare a una politica migratoria basata sul principio della solidarietà. Ed è questo i valori fondanti dell'Unione Europea, cui io credo tanto, sapete, ma credo veramente tanto. Una politica che mette al centro la persona e i suoi diritti e che definisca in modo chiaro le responsabilità degli Stati membri nella gestione della migrazione, la responsabilità degli Stati membri, perché dobbiamo stare attenti, ragazzi, soprattutto quando parliamo di Europa, l'Europa è formata dal Parlamento, l'Europa è formata dalla Commissione e dal Consiglio europeo. Purtroppo, se si quello che blocca un po' anche il lavoro che si fa in Parlamento. Pensate, prima della pandemia avevo già iniziato a lavorare, no? Alla revisione del regolamento di Dublino, perché mi ero fatto dare quel dossier che ho avuto, quel dossier importantissimo, cui qualche altra persona aveva lavorato, ricordo Elly Slein, che adesso è diventato il vicepresidente della regione Emilia-Romagna, straordinaria, una ragazza bravissima, che ha lavorato tanto su questa riforma del regolamento di Dublino, ma purtroppo poi è stata, pensate che è stata votata ad ampia maggioranza dal Parlamento, quindi il Parlamento è stato presente, il Parlamento sensibile, armato, perché sempre qualcuno si mette per traverso. E quindi abbiamo iniziato a lavorare prima della pandemia, che la nuova commissione presentasse le diverse proposte legislative, proposte che arriveranno in ritardo rispetto a quanto era previsto, perché a causa della pandemia ovviamente tutto adesso arriverà questa proposta chiamata migrante, migrazione. Ogni tanto la perdiamo, ogni tanto la Come? perdiamo, ogni tanto Ogni la tanto mi perdiamo. perdete. E come facciamo? Adesso ascolti, avvicino ancora, mi vedete intanto? La vediamo bene? Pronto? Mi sembra che vada meglio, riprovi. Ecco, forse va meglio. Ecco. Io dicevo che arriveranno delle proposte, queste proposte arriveranno purtroppo in ritardo dovuto, diciamo, al lockdown, dovuto a questa pandemia. E stiamo aspettando che arriva questa nuova proposta sulla migrazione, perché è la prima che è firmato a livello del Consiglio dei Ministri. E io dico che lavorerò con l'intento di creare un sistema di ricollocazione automatica e obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale e parallelamente creare anche delle vie legali e sicure di accesso in Europa, perché sapete, ho lavorato anche in questi mesi, abbiamo portato una risoluzione che prevedeva l'istituzione di un'agenzia europea per la ricerca e soccorso in mare, in considerazione del fatto che purtroppo le ONG, le famose ONG, sono state sempre criminalizzate, sono state sempre attaccate, sequestrate,
E quindi ha detto, va bene, allora facciamo insieme con i miei colleghi della Commissione Libe, con il presidente Juan Fernando, persone straordinarie, che abbiamo lavorato tanto, abbiamo portato questa risoluzione, cercando, dico, vabbè, non vogliamo l'ONG, non vogliamo, insomma, allora, per evitare di fare morire queste persone, creiamo qualcosa di europeo. Quindi ci credevo tanto, dopo 5 mesi di lavoro, di intenso lavoro, purtroppo quando l'abbiamo portata in plenaria, si vede che si vota in plenaria, purtroppo questa risoluzione non è passata per solo 2 miseri voti, 298 contro 300. È stata una grande delusione, credetemi, perché qualcuno ha votato contro, sapete di chi parlo, chi ha votato contro, qualcuno si è astenuto, sono mancati 15 voti per esempio dei 5 Stelle che potevano votare a favore, in considerazione del fatto che oggi governiamo insieme qua in Italia, però sono mancati questi 2 voti, ma questo non ci fermerà, continuerò a lavorare, riporteremo tutto questo e quindi cercheremo di lavorare e portare a casa qualche risultato rispetto soprattutto alla ricerca sul soccorso mare, ma dico di più, magari poi insomma mi fermo perché insomma, voglio sentire le domande che faranno gli studenti. E quindi io dico di più, hanno ragione, sapete quando si dice le ONG se ne devono andare, se ne devono andare, hanno ragione, io ringrazio tanto le ONG per tutto quello che hanno fatto, hanno salvato migliaia di persone, hanno colmato un vuoto che ha lasciato l'Italia, che ha lasciato dopo Mare Nostrum, sapete, che ha lasciato l'Italia, ma che ha lasciato soprattutto l'Europa differente, l'Europa che si è sempre girata, e parlo degli stati membri, attenzione, io dico che hanno ragione, se ne devono andare le ONG, devono andare a fare altro, se devono andare anche dietro Bartolo, perché non ci deve essere bisogno di queste persone, queste persone che arrivano non devono arrivare attraverso il mare, con questi mezzi, perché puoi mettere tutte le navi di questo mondo, puoi mettere tutte le navi delle ONG, Mare Nostrum, fantastico, abbiamo visto, abbiamo esperienza, questa gente continua a morire, perché il mare è bello, lo sapete, questo nostro paradiso straordinario, qualcuno è venuto a Lampedusa, un mare incantevole, straordinario, ma il mare è crudele, sapete, non perdona, il mare è crudele. Ma io dico sempre che forse è più crudele quel mare di indifferenza, di tutti quegli stati membri che ancora si girano dall'altra parte. E che cercano altre vie, che cercano altre soluzioni, invece di cercare di aiutare queste persone. Perché queste persone non devono arrivare attraverso il mare, in queste condizioni, con questi mezzi. Non potete immaginare con quale barche arrivano, sono ridicole, anzi che arrivano. Queste persone devono arrivare attraverso i canali regolari, devono arrivare attraverso i corridoi umanitari. Ed è questo quello che sto cercando di fare. Sto cercando di convincere, lavorando in Europa, ovviamente. E quindi cercheremo di portare avanti questo lavoro. Io spero che questa pandemia finisca presto. Però, malgrado questa pandemia, malgrado queste difficoltà di collegamento, ovviamente, siamo riusciti a lavorare, a portare a casa diversi traguardi, sono riusciti in questo meraviglioso intento di non mettere la democrazia, come qualcuno ha detto, in quarantena. Non l'abbiamo messa in quarantena. Con grande orgoglio posso dire che ci siamo riusciti. L'Europa c'è, come se c'è. Le riunioni delle commissioni parlamentari si svolgono settimanalmente. Abbiamo ripristinato le sedute plenarie, abbiamo votato, continuiamo a monitorare gli sviluppi legati alle conseguenze del Covid-19, della Covid-19. Non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico, lo sapete quanto abbiamo lavorato, quali sono gli strumenti che siamo riusciti a mettere in campo. L'Europa c'è, certamente c'è stato qualcuno che si è messo per traverse, ovvio, lo sappiamo, però, viva Dio, quando si è capito che si trattava di un problema immetrico, un problema che riguardava tutti, trasversale, e poi alla fine, insomma, si è trovata la quadra, si è trovato il compromesso. Certamente bisogna lavorare, bisogna, ecco, negoziare, bisogna, come dire, lavorare, essere ambiziosi e quindi lavorare per avere quei risultati che abbiamo
abbiamo c'è da fare ancora, ovviamente. Quindi io penso che lavorando si può riuscire ad avere quei risultati. Quell'Europa che noi abbiamo tanto sognato, i padri fondatori che hanno sognato, che hanno basato su quei valori, lo sapete, quei valori che sono la solidarietà, che sono il rispetto dei diritti umani, che sono il rispetto del diritto alla vita, lo Stato di diritto. Ecco, questa è l'Europa che noi cerchiamo, l'Europa a cui aspiriamo e ci riusciremo. Basta lavorare, basta, come dire, lavorare. Creare quelle condizioni perché si possa arrivare a questo. Questo virus ovviamente è venuto a dimostrarci tante cose, è venuto a insegnarci tante cose, ci è venuto a fare capire quanti errori abbiamo fatto. E penso che da questi errori possiamo trarre insegnamento, magari rinascere in modo diverso, perché spesso si dice, ecco, dobbiamo tornare come prima. Assolutamente no. Assolutamente no, perché stavamo lavorando per cambiare le cose come stavano prima. Adesso è diventato un obbligo cambiare, quindi dobbiamo tornare meglio di prima, molto meglio di prima. Quindi stiamo lavorando anche per cercare di, come dire, di rendere visibili questi invisibili anche a livello nazionale, no? Ultimamente stiamo portando avanti questa battaglia politica proprio per eliminare questo status di invisibilità, gli invisibili li chiamano. Di questo mondo fatto da lavoratori italiani e stranieri, persone che a seguito del virus sono momentaneamente sparite dai nostri occhi, dalla nostra mente, braccianti agricoli, badanti, lavavetri, aiuti domestici, senza tetto, rifugiati. Non abbiamo altra scelta che richiamare queste persone al lavoro, ripeto, italiani o stranieri che siano. Ma a precise condizioni, ovviamente, a regolarizzare la loro posizione con un contratto, eliminando lo status di invisibilità, garantire di conseguenza l'accesso alla sanità pubblica per la sicurezza di tutti, la loro e quella di tutta la comunità, mettendo appunto al centro delle politiche che stanno attenti alle persone e ai loro diritti. Adesso magari mi fermo, insomma, poi riprenderemo in base alle. Quindi diamo la parola a qualche altro, quindi mi fermo, mi taccio in questo momento perché penso di aver parlato già troppo, scusatemi. Dai. Affatto, la ringraziamo tantissimo, penso siano state parole profonde e che incidono in ognuno di noi nella coscienza, ecco, non solo un'esperienza culturale, ma io sottolineerei l'obbligo appunto di una presa di posizione politica, no? Da parte di ognuno di noi, cioè la politica è veramente come un'attività nobilissima, la più alta forse dal punto di vista umano. Comunque io qui darei la parola adesso, se non lo è d'accordo, al maestro Maurizio Zaccaro perché ci racconti anche di questa esperienza particolare, no? Di trasferimento di una vita in narrazione e quindi in film e in opera artistica. Lo ripeto, questo dipartimento che ospita questo ciclo di incontri è il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, no? E quindi è proprio una testimonianza di come, vedete, la realtà storica, l'attualità storica, i problemi antropologici, le sensibilità religiose possano anche debbano e diventino materia di elaborazione artistica e di poi anche fruizione, entrando nel mondo dello spettacolo. Maestro Zaccaro, prego, la parola a lei. Attivando il microfono, però. Deve andare giù. Ecco. Mi sentite adesso? Perfettamente, sì, prego. Lei dice sempre maestro, ma i maestri sono ben altri, nel cinema, nell'arte e compagnia bella. Quindi la ringrazio comunque di questa cosa. Devo dire che la storia con Pietro è cominciata nel 2017, dopo che avevamo letto il libro, sia io che la produttrice Donatella Palermo, che poi è la stessa persona che ha prodotto Fuoco a Mare con Gianfranco Rosi. Ci siamo trovati di fronte a questo libro straordinario per molti punti di vista. Da lì poi, cioè una cosa è leggere un romanzo, un libro, una cosa è pensare al suo adattamento, quindi una trasformazione del media, no? E portarlo poi sullo schermo. E
E queste sono operazioni che richiedono abbastanza tempo e un'accuratezza molto particolare, perché entrare in un libro, sfogliare le pagine è molto facile, entrare nella mente dell'autore è più complicato. E per fare un film, per adattare un romanzo o un saggio come quello di Pietro, così importante, appunto, al lavoro che noi volevamo fare, voleva dire innanzitutto conoscere Pietro. E quindi andare a Lampedusa e incontrare non solo lui, ma la sua famiglia. Io, quando parlo di famiglia di Pietro Bartolo, chiaramente non parlo della sua famiglia, quella più intima, la moglie, i figli, ma parlo di tutto questo territorio che è Lampedusa, di tutta questa gente che ruota appunto attorno a Pietro, e all'epoca, quando Pietro era medico di Lampedusa, attorno a un posto molto importante che è stato per noi poi un centro importante per il film, che è il poliambulatorio di Lampedusa. Devo dire che Pietro ci ha aiutato molto in questo nostro percorso, che è un percorso che è durato, insomma, un paio d'anni. Dopodiché noi abbiamo girato il film nel 2018 e l'abbiamo girato, parlo al plurale perché non è un film che io posso dire, è un film che ho fatto da solo, un film che ho fatto insieme proprio a Pietro. È un film che ho fatto insieme alle persone che ci hanno assistito in questa impresa, perché è stata veramente un'impresa girare in certi ambienti, è un po' un mio pallino, quello di girare e cercare l'autenticità, la credibilità dei luoghi e non ricrearli fittizi, cercare le persone per il carattere che possono avere, per i volti che possono avere, ma soprattutto per un'interiorità che possono poi dopo svelare durante le riprese sullo schermo. E oltretutto dovevamo trovare un attore che doveva appunto fare Pietro Bartolo. E io mi ricordo in quel momento una riunione che venne fatta proprio in produzione, dove mi chiesero: secondo te chi può fare Pietro? E lì non era facile la scelta, perché dire, sai, si fa presto a parlare di un attore. E io lì risposi distinto, proprio risposi, mi ricordo distinto, e Pietro questa cosa la sa bene, e dissi alla produttrice e agli altri, anche persone che erano della Rai lì in quel momento con noi, dissi: ci sono solo due possibilità. Pietro Bartolo lo può fare solo Pietro Bartolo, oppure un attore portato ad evocare e non rappresentare la figura di Pietro Bartolo sullo schermo. Allora, secondo te chi può essere questo attore? E dico io, di tutti gli attori con i quali ho lavorato in 40 anni in Italia, ne vedo uno solo che si può mettere i panni di Bartolo ed essere credibile al tempo stesso, che è Sergio Castellitto. A quel punto siamo andati su Sergio, gli abbiamo chiesto se voleva perlomeno leggere un trattamento, la sceneggiatura, ma Sergio già conosceva tutta la storia di Pietro, quindi è stato un po' andare a nozze, un po' con lui, e portarlo precedentemente, poi con lui avevamo fatto la storia di Angelo Vassallo, sindaco pescatore, con Castellitto, che è il sindaco di Pollica, no? E poi, dopo, una volta che c'è stata scritta la sceneggiatura, sono arrivate le complicità, perché noi non possiamo fare un film se non abbiamo delle complicità importanti, se non abbiamo dei sostegni, se non abbiamo degli appoggi. E questi appoggi importanti, al di là di Pietro Bartolo, sono state appunto le istituzioni che ci hanno permesso di girare in luoghi chiusi, blindati, come il CIE di Lampedusa, no? Dove l'hotspot, insomma, dove in questi giorni siamo di nuovo appunto a capo, ancora pieno di gente che arriva dalla Tunisia, che sbarca, e quindi questo CIE è ancora pieno come prima, il poliambulatorio che ho citato prima, e tutta Lampedusa, tutta l'isola. Ecco, non sarebbe stato possibile questo film senza il sostegno di tutte queste persone che ancora oggi ringrazio e sono in imbarazzo, purtroppo, perché tutte queste persone, a tutt'oggi, questo benedetto film non sono ancora riuscito a vederlo. E quindi qui si apre tutto. Ogni tanto io parlo con Pietro e gli dico: ma cosa ti chiedono del film? È sparito, cos'è successo? È caduto in un tombino, è morto il regista. Che cavolo è successo a questo film che è pronto da 2 anni e non riusciamo a farlo vedere? E qui si apre tutto uno scenario al quale io personalmente non sono mai riuscito a dare una risposta. L'altra sera ci siamo collegati ed è stato un bellissimo collegamento come questo che stiamo facendo per l'Istituto Italiano di Cultura ad Amsterdam. C'era presente anche Sergio Castellitto, e Sergio si è uscito con una frase per me abbastanza inattesa, devo dire, e gli ha detto: il film non è stato protetto. E allora cosa si intende? E io vedevo poi nella chat di fianco, come quella che c'è qui, vedevo tutta sta gente che scriveva cosa si intende per protetto.
E dicevo, ma in effetti ci stavo ragionando poi anch'io, proteggere un film vuol dire credere in quel progetto fin dall'inizio, ed evidentemente questo è venuto a mancare dall'inizio e noi non ce ne siamo accorti, cioè fuoco a mare è una cosa che si è imposta a livello globale nel mondo, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, è andato agli Oscar, quindi c'è un po' questa presenza, no, di fuoco a mare, che ha dato un attimo, non dico ha pesato sul nostro progetto, però sono due cose completamente diverse, perché quello è un film documentario e questo è un film che racconta la storia, la vita di un medico che si trova da solo ad affrontare 350.000 persone che chiedono di essere assistite. 350.000. È chiaro che io in un film non posso far vedere 350.000 persone, ho cercato di riassumere, no, quello che potevo fare. Ma al tempo stesso io le persone che mettevo in scena, le mettevo in scena cercando di strappargli proprio la massima credibilità e la massima autenticità, come ho già detto prima. Questo è stato un po' il nostro percorso. Poi alla fine siamo riusciti anche a trovare una distribuzione, Vision Distribution, che è una bellissima e grossa distribuzione, molto importante in Italia. Il film era destinato ad uscire nelle sale in questa primavera. E vatte la pesca, è successo quello che è successo, per cui abbiamo inanellato una serie di sfighe che metà basta, insomma, scusate il termine, però questo è. E devo dire un'altra cosa, dovunque va il film, ecco, dovunque va il film, questa è una cosa molto importante. E un giorno ho fatto un documentario sulla storia del Piccolo Teatro di Milano. Ho intervistato Luca Ronconi quel giorno. Parlando con lui, un altro grandissimo personaggio, salta fuori una frase che anche lì, insomma, sono cose che uno si ricorda per tutta la vita, no? Gli ho chiesto a Luca, ho chiesto per te cosa vuol dire teatro? In poche parole, se fai un documentario sul Piccolo Teatro, no? La domanda era più che lecita. E la risposta di Luca è stata sorprendente e collocabile in questo nostro discorso che facciamo sul film tratto appunto da Lacrime di sale, il libro di Pietro Bartolo. E la risposta è stata semplicemente: io faccio teatro perché mi piace vedere la gente che entra in questa sala in un modo ed esce in un altro. Ecco. Allora, io penso, e per quello che ho visto nelle proiezioni che abbiamo fatto a Montpellier, a Villerupt, dove è andato anche Pietro, al Festival di Torino, insomma, dove siamo riusciti in questi 2 anni a collocare fortunatamente il film al Festival di Bastia, in Corsica, ed era il film pronto in questo momento andare al Festival di Mosca, il Festival di Mosca non c'è più, andare al Festival di Carlo Vivari in Boemia, e anche quello, cioè, i festival non possono avere luogo in questo momento, no? Però noi avevamo una serie di appuntamenti ben precisi ed importantissimi per il film, che non sono potuti avvenire. Ma quello che io ho visto, e l'ha visto anche Pietro con i suoi occhi, è queste sale gremite per vedere un film come Nuovo, che è un piccolo film, che ha avuto un piccolissimo budget, uscire alla fine con un volto diverso dal quale sono entrati. Perché uno entra nella sala pensando di vedere un film, due palle sull'immigrazione, le solite storie sugli immigrati, il buonismo, il megabuonismo, e vatta la pesca. Quando poi parte la proiezione di questo film, succede un qualcosa di particolare e raro, cioè succede che dalle prime immagini però si prova con un'empatia col pubblico molto sincera. E questa è la cosa più bella che può succedere ad un film. Cioè tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma se non scatta l'empatia fra lo schermo e il pubblico, resta una cosa gelida. E Nur può essere tutto, può avere i suoi difetti, può essere quello che volete, quando mi auguro che prima o poi lo possiate vedere e mi auguro magari che si possa fare anche una proiezione della vostra bellissima università, perché no, avete una sala dove si può proiettare Proporre sicuramente. il film. Ecco, avete una sala dove si può vedere il film, no? Io le faccio le proiezioni nelle scuole, quindi voglio dire. Siamo un teatro glorioso che è in restauro, quindi speriamo di poterlo rivedere. Speriamo prima o poi, no? E Pietro, anche lui, Pietro ha proposto più volte di fare una proiezione al Parlamento europeo, cosa che non mi Sì, dispiacerebbe. sì. Vi assicuro che io di solito quando ci sono queste proiezioni non sono mai seduto in sala in mezzo alla gente, ma sono abbastanza un po' defilato sui fondi, in fondo, l'ultima poltrona, in fondo. Beh, credetemi, ci sono certe situazioni del film, certi dialoghi, io non parlo proprio del visivo, ma di quello che viene detto nel film, dove la gente, io vedo la gente che arretra
arretra il corpo verso lo schienale, no? Come per proteggersi da quello che viene detto. E una di queste frasi che io ho portato dentro il film non è nemmeno mia, cioè non è una cosa che noi abbiamo inventato nella sceneggiatura, ma è una frase che sta perfino scritta su un muro all'ingresso del Palazzo delle Nazioni Unite a New York. Ed è una frase scritta da un filosofo persiano che si chiama Sadi di Shiraz, addirittura nel 1200. Noi abbiamo preso questa frase, l'abbiamo rielaborata, messa in bocca a Sergio Castellitto durante un dialogo contraddittorio con un personaggio che invece sosteneva tutt'altre teorie, no? E questa frase è: tutti i figli di Abramo formano un unico corpo, sono fatti di una sola essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo, tutte le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non potrai mai essere chiamato uomo. Dentro questa frase, io penso che ci sia tutta la storia di Pietro Bartolo, non solo di Lacrime di Sale, ma anche poi di Stelle di Lampedusa, della sua vita, del suo lavoro, perché è questo il concetto di Noor. Ed è questo il concetto di quello che ha fatto Pietro in 30 anni, 30, no, Pietro, 35, non so quanti sono, 30 anni, sì, sono 30. 30 anni del tuo lavoro sul molo Favaloro. E stiamo parlando di un molo, cioè stiamo parlando di una striscia di cemento lunga, che ne so, 150 metri, che dalla città parte, entra nell'acqua, dove lì è successo per 30 anni di tutto. E in questi 30 anni, notte, giorno, pioggia, sole, caldo, perché era Pietro Bartolo sempre stato presente, perché Pietro Bartolo può essere tutto, ma al di là di questo è un grandissimo lavoratore. E io questa frase che vi ho appena detto di Sadi di Shiraz, che sta all'ingresso del Palazzo delle Nazioni Unite, io la scriverei, proprio la inciderei sul muro di fronte al Molo Favaloro, in più tutte le lingue del mondo, come se fosse quel mausoleo di tutti i morti del Vietnam, perché i morti della guerra di Vietnam sono 45.000, 50.000, insomma, una cosa così, ed è più o meno la cifra che ha detto prima Bartolo della gente che è morta in questa striscia di mare che dalla Tunisia, dalla Libia, porta a Lampedusa. Se quella frase fosse scritta, se qualcuno mi potesse ascoltare in questo momento, anche io quello vorrei fare. Quello vorrei fare. Sarebbe il più grande regalo per l'umanità. Perché la gente non capisce, però io quando dico queste parole al pubblico, quando introduco il film, io vedo le facce che cambiano di colore, vedo gli occhi che cominciano a inumidirsi. E questa è la più grande lezione di Luca Ronconi, quel giorno che l'ho intervistato al Piccolo di Milano. La ringrazio tantissimo e insisto a chiamarla maestro perché, come dire, è stato esemplare nella restituzione della rilevanza non soltanto, diciamo, professionale dal punto di vista cinematografico, ma umana che una figura come Pietro Bartolo Grazie. rappresenta. E per questo abbiamo, ripeto, voluto inaugurare questo ciclo di conferenze con lui. Ragazzi, l'ultima cosa, ragazzi, mi permette, se i ragazzi vogliono vedere il trailer, perché noi abbiamo dei materiali in giro, in rete, quindi possono vederli o su Vimeo, cercando Noor, il titolo del film. Oppure andando sul mio sito, insomma, lì c'è tutto, ecco, ci sono gli articoli a favore, contro, c'è cioè chi l'ha amato, chi l'ha odiato, insomma, però se uno fa maurizio.zaccaro.org trova tutto, poi va. Avevo sentito che sarebbe stata prossima l'entrata in circuito, cioè l'accessibilità del film. Avevo capito tramite Sky, è un errore? Avevo No, capito. lei ha capito bene, ma io non ho capito niente, però. Lei ha capito bene, ma a tutt'oggi non so ancora cosa stia succedendo. Sì, è confermato, Maurizio. Maurizio è confermato. Ah, ecco. Confermato che il 15 è su Sky, No, lo ma vedremo anche su Sky. lì la cosa più divertente, guardi, che succede a volte succede l'imponderabile in queste situazioni, no? Succede che chiaramente noi abbiamo dei dialoghi italiano, poi abbiamo dei dialoghi in arabo, no? Fra gli arabi parlano in arabo. Ebbene, più volte mi sono trovato una proiezione in corso dove ci sono i sottotitoli in inglese che traducono quello che viene detto in italiano. E paradossalmente non è mai stato tradotto quello che viene detto in arabo. Allora io dico: ma scusate, ma perché non mi ha tradotto quello che viene detto in arabo? Ci siamo dimenticati. Allora capite che veramente sono delle invisibili di Bartolo, sono queste cose qua, no? È come quando giravo un altro film che si intitolava L'articolo 2,
della Costituzione italiana, c'era sempre il problema degli immigrati, questo fin dal 93, e sul 7 arrivavano, io avevo tutti attori arabi, musulmani, e sul 7 arrivavano i panini col prosciutto. Allora. Ma noi siamo stati attenti qua, Maurizio, siamo stati attenti a questo, dai. Se comunque Quindi sei non abbiamo. in onda su Sky ed è confermato, oggi mi dai una grande notizia. Sì, Quindi il confermato, 15 confermato. giugno, capisco bene, il 15 giugno? Il 15 giugno, sì, 15 giugno. Ma chi te l'ha detto queste cose? Quindi a breve lo vedremo, insomma, Vabbè, che sulla, sulla... Anatolo è più abile dell'agente del Mossad, e lui sa tutto. È un parlamentare europeo, quindi. Adesso io lascerei la parola a Maria Grande, Falica. grande Maurizio, grande Maurizio, Grazie, Filippo. grande Maurizio. Anche le domande dei colleghi, dei dottorandi e degli studenti. Maria, prego. Sì, grazie. Allora, quindi chiederei a chi volesse intervenire di prenotarsi in chat. Intanto mi permetto, visto che non ci sono domande prenotate, di abusare del mio ruolo di fare io una domanda all'onorevole. Perché appunto la commozione che ho provato io leggendo il suo libro, Lacrime di sale, che come diceva Zaccaro, mi ricorda un passaggio di Rilke, cambia la tua vita, che dice l'opera d'arte, no? E anche il suo testo ha avuto questo effetto. E un punto mi ha colpito, lei racconta un episodio che riguarda due bambini, una bambina con cui lei è stato fotografato. E la cui vicenda ha commosso molti e quindi ha subito avuto un risvolto positivo, riassumo. Il giorno dopo, insomma, a breve, lei ha incontrato un altro bambino che invece è rimasto anonimo e il cui destino lei non ha potuto più seguire. E lei raccontava nel suo testo che al suo dolore di fronte a questa ingiustizia, un giornalista le ricordò l'immenso numero di bambini orfani, vittime della guerra, abbandonati, compresi i 7.000 bambini che in quell'anno, nel 2016, erano arrivati da soli, orfani, in Italia. E lei ribadiva che a questi 7.000 bisognava dare risposta. Io colgo, mi sembra di cogliere nel suo libro, una tensione tra questo sguardo alla singola persona, il suo sguardo di medico e di uomo che non vuole e non può dimenticare nessuno. E poi questo slancio verso il generale, verso una narrazione anche da storico, lei racconta delle storie che lei salvava sulla pendrive, verso quindi anche una giustizia per tutti, che come ci ha raccontato oggi è ciò che l'ha mosso alla passione politica. Vorrei che ci parlasse meglio di questi due aspetti della sua esperienza. Grazie. Le invito. Guarda, io diciamo con questo libro, che è stato il mio primo libro, ovviamente è una nuova esperienza che ho scritto insieme a Lidia Pilotta, che è una giornalista che ho conosciuto qua a Lampedusa, perché sai, Lampedusa ogni volta che succedeva qualcosa di importante, qualche naufragio, qualche evento particolare, tutti i giornalisti, la televisione, ma tutte le televisioni del mondo venivano a Lampedusa. E il primo ad essere intervistato era Pietro Bartolo, ovviamente, perché era sempre stato presente su quel molo Favaloro, quello che diceva prima il mio amico Maurizio Zaccaro, quel molo Favaloro, così si chiama, che dico sempre io che è stata la mia seconda casa, in realtà per 30 anni è stata la mia prima casa, ho passato più tempo in quel molo che a casa mia, quindi è la mia prima casa, molo che io amo, odio, non lo so quale sentimento provo nei confronti di questo molo. E ho cercato di raccontare in questo libro le storie di queste persone, le storie per raccontare la storia, E io non posso dimenticare quella bambina che è arrivata, si chiamava Fevor, si chiamava, Fevor adesso si chiama in un altro modo, Fevor che è arrivata da sola, povera bambina, bambina di 9 mesi, una bambina bellissima. Sono salita a bordo del gommone, non del gommone, della vedetta della Guardia Costiera che erano andati a salvarla. E insieme con questa bambina c'erano altre 20 persone, donne ustionate gravi. La bambina è arrivata senza la mamma, perché la mamma era morta per le gravi ustioni, quelle che ho chiamato la malattia del gommone, sono delle ustioni gravissime.
mortali. E la mamma di quella bambina è morta per queste ustioni, non l'hanno neanche portata. Prima di morire, ti racconto questa storia perché sono storie che ti colpiscono, che ti fanno veramente. Prima di morire, la mamma, pensate, ha dato questa bambina a una sua compagna di viaggio, una compagna che conosceva appena, una compagna di viaggio, pregandola di portare in salvo la sua bambina. Quella donna l'ha presa, quella donna l'ha presa, l'ha portata in salvo, è arrivata a Lampedusa. Quando io sono salito su quel gommone, la teneva stretta, ma così stretta, e poi ha capito che doveva darmela, perché non ce la faceva più. Poi questa donna, anche lei gravemente ustionata, è morta anche lei. Quella bambina ha avuto un'attenzione straordinaria. Quella bambina ha fatto la fotografia che qualcuno ha fatto mentre io prendevo questa bambina, scendevo a terra, ho fatto il giro del mondo. Tutti hanno saputo quella storia, quella bambina, tutte volevano adottarla, tutte volevano telefonare, migliaia di telefonate ho ricevuto. Quindi quando si dice in media fanno quello che vogliono. Questa bambina ha avuto un'attenzione straordinaria, tutti volevano adottarla, veramente anch'io volevo adottarla, sapete, anch'io sono stato il primo a chiedere l'adozione, però poi mi hanno detto che non era possibile, non potevano darmela in adozione perché ero troppo vecchio. Forse avevano ragione, forse avevano ragione perché quella bambina poi è stata adottata dopo averla tenuto qualche giorno con me, mi ero pure affezionato. Poi è venuta la polizia del Tribunale dei Minori a prenderla, a portarla a Palermo e poi dopo tempo ho saputo che era stata adottata da una giovane coppia, da una giovane coppia e poi insomma anni fa, sì, quasi 3 anni fa adesso, mentre ero a Lampedusa ho sentito bussare alla mia porta, mi sono affacciato e c'era una coppia con una bambina nera. Ho capito subito che era lei. Una bambina bellissima. Scusatemi, mi emoziono perché sono stati momenti particolari. Adesso sono diventato lo zio io di Feur, adesso non si chiama più Feur ovviamente, quella bambina è bellissima, straordinaria. Poi l'indomani, dopo questa bambina, è arrivato un bambino, si chiamava Mustafa. Mustafa, un bambino di 5 anni. Che era stato preso da un elicottero spagnolo, da un naufragio. Questo bambino ha perso tutti, ha perso la mamma, la sorellina, ha perso il papà, ed è arrivato in coma ipotermico, aveva 37, 27 gradi di temperatura corporea, è praticamente morto quel bambino. L'ho preso in braccio dall'elicottero, l'ho portato al polambulatorio, là l'abbiamo rianimato, l'abbiamo fatto delle flebo intraossee, abbiamo bucato l'osso della tibia. Abbiamo fatto le febbre riscaldate, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, ma non ci credevo nemmeno perché era praticamente morto quel bambino. E voi forse per intervento di qualche altro, perché sapete, non mi vergogno a dirlo, ci sono stati dei momenti nella mia vita durante questo lavoro, chiamiamolo lavoro, per me non è un lavoro, per me insomma. Tra l'altro io ho fatto un giuramento da medico, da uomo, per me è una missione. E quindi quando mi trovo in difficoltà, particolare difficoltà, in quell'occasione ero in grave difficoltà, ma sono state tante le volte in cui ho pensato di non farcela. Allora penso, dico, qua io non ce la faccio. Allora, quelle volte mi rivolgo a qualcuno che sta sopra di me. Devo dirvi che me ne sono sempre trovati. E quel bambino dopo un paio d'ore ha aperto gli occhi. Mustafa era salvo. Mustafa è stato portato, dopo averlo diciamo stabilizzato, l'abbiamo portato a Palermo ovviamente per le cure del caso perché non abbiamo un ospedale, abbiamo un piccolo polambulatorio, un piccolo pronto soccorso dove veramente si lavora intensamente con i miei collaboratori, non ho mai guardato orario, sempre disponibili. L'abbiamo portato a Palermo per le cure del caso. Beh, di Favore tutto il mondo ha parlato, tutto il mondo ha parlato di Mustafa, neanche una riga, neanche una parola. Eppure Mustafa era un bel bambino, Mustafa è un ragazzino che ha capito tutto, oltretutto perché aveva 5 anni, ha capito tutto, ha capito che la mamma era morta, la sorellina, il papà. Mustafa nessuno ne ha parlato.
Invece è un bambino come tutti gli altri, un bambino intelligente, ogni tanto lo vado a trovare, non è stato ancora adottato, però è un bambino intelligentissimo, ha imparato subito a parlare l'italiano, ogni tanto cerca la mamma, ovviamente il papà. E queste sono le cose che, ecco, da un lato ti danno grande soddisfazione perché sapere che sei riuscito a salvare una persona, a ridare la vita, come è successo con Chebrat. Pensate che Chebrat, quello che è successo, quello è un altro miracolo di Chebrat. Eppure, diciamo, quel bambino intelligente, sapete, che potrebbe diventare un raccoglitore di patate, di pomodori, potrebbe diventare un ingegnere, un medico, un astronauta, uno scienziato. Perché non dargli questa possibilità? Perché? Perché? Ecco perché ho cercato con tutti i mezzi che avevo a disposizione, con tutta la mia forza, di fare capire tutto ciò. E quindi libri, film, premi. Pensate quel film Fuga a mare, come ha detto Maurizio, ha vinto L'Orso d'Oro a Berlino. Io ho fatto il red carpet. Immaginate un medico di Lampedusa che va a fare con un grande attore. In realtà, e poi sono stato anche a Hollywood e mi hanno vestito come un pinguino. Sapete, mi hanno messo nello smoking. Insomma, per me era importante il messaggio. Che me ne fregava a me dell'Orso d'Oro o dell'Oscar? Per me era importante portare quel messaggio, fare sapere al mondo intero la verità. Motivo per cui sono andato in giro per anni a raccontare questo, per portare la conoscenza, soprattutto fra i giovani, nelle scuole, fare capire che c'è chi racconta le cose sbagliate, chi racconta bugie, e poi c'è chi le ha vissute in prima persona, ed è questa un'altra campana. Quindi dare la conoscenza per poi poter discernere, poter capire da che parte stare, vive Dio, poi siamo in democrazia, ognuno può scegliere da che parte, deve sapere quello che succede, deve sapere. E io credo, sapete, in quella tutta la mia esperienza che ho avuto andando in giro, quando la gente poi alla fine viene e ti dice, o quando faccio vedere quei documenti, quei video, quello che Maurizio ha visto, anche Gianfranco Rose ha visto, motivo per cui si è convinto a fare quel film, perché Gianfranco non voleva fare quel film, non aveva trovato nulla, io ho cercato di convincerlo, dandogli tutti i documenti che avevo, cercando proprio, io ho detto dobbiamo fare questo film perché per me è importante farlo, come è importante avere fatto quest'altro film che ha fatto Maurizio, per cui li ringrazio veramente a tutti e due, ma per me non erano importanti i premi, sapete, ma che me ne frega a me dei premi, ma che me ne frega, per me era importante farle sapere al mondo intero. E quando vado in giro alla fine la gente viene e mi dice, ma dottore, ma veramente così stanno le cose? Ma la povera gente cosa ne sa? Ma cosa ne sa? È stata imbrogliata. È stata bombardata da false notizie, perché la gente non è cattiva, la gente non è cattiva, cattiva, la gente è cattivamente informata, e quindi poi reagisce nel modo sbagliato, con atti di xenofobia, di razzismo, di odio. Ecco, questo è successo, e questa è una grave colpa che ha chi fa questi racconti, questa distorsione della realtà, e soprattutto se viene fatta da parte di persone che hanno un ruolo istituzionale, un ruolo politico. Questa è una gravissima responsabilità, una gravissima responsabilità. E quindi, ecco, io ho cercato di raccontare tutto questo. Pensate che a Bratte cosa gli è successo a quella ragazza. E poi sono anche motivo di, come dire, sono quelle cose che poi gli danno la forza per andare avanti, perché credetemi di cose brutte, non mi sto visto l'orrore puro. Pensate, per esempio, perché di morti ne ho visto tanto, ho dovuto fare, ero l'unico a fare le ispezioni cadaveriche. Il 3 di ottobre, quel famoso giorno, 3 di ottobre, quando è successo quella strage, 368 persone sono morte davanti al porto di Lampedusa. Io ero là in banchina, ero là malgrado stessi pure male, sapete, io un mese prima avevo avuto un ictus, quindi ero mezzo paralizzato, e quindi ero là. Sono stato ricoverato con l'elicottero, poi mi sono avuto dimesso, ma insomma poi sono tornato a Lampedusa dopo circa 10 giorni, perché c'era necessità, dovevo essere qua. E quando mi hanno comunicato che c'era stato il naufragio, non pensavo fossero stati tanti morti, e quando sono arrivati,
La seconda barca c'era una barca di un mio amico che era con cui ho navigato, pure un pescatore. Lui aveva preso 17, mi pare, 17 persone vive, ovviamente stavano male, prese dall'acqua, infreddolite, e poi aveva preso anche quattro cadaveri. Tra questi quattro cadaveri c'era anche una ragazza, c'era una ragazza. Quella ragazza era messa nel sacco, i vigili del fuoco stavano chiudendo il sacco questo per cadaveri, quei sacchi che io odio, credetemi, li odio quei sacchi, li odio. Poi vi dico il perché. Ecco, prima di chiudere ho detto fatemeli vedere, prima di chiudere e dire ok, perché poi devo fare l'ispezione dei cadaveri, quindi devo fare la constatazione di morte, cosa che io odio fare. E allora, prima di chiudere, ho visto i primi tre, erano tre ragazzi maschi, tre ragazzi giovani, morti, neri. E quindi la quarta invece non era in rigidità cadaverica, dico magari sarà morta da poco, annegata. E quindi, mentre parlavo con Domenico, che è il comandante della barca, ho preso il polso tra le mani per dire ok, è morta, quello che faccio sempre, purtroppo. E invece mi è sembrato di sentire un battito. E poi ho pregato il mio amico Domenico che piangeva, perché si voleva scusare lui, poverino, per dirmi, sa. Grazie, che era la barca che era arrivata prima, ne aveva salvate 47, lui solo 17, sì, ed era disperato. E quindi le ho detto di fare silenzio, perché ti ho detto, sai, Domenico, forse questa è viva, questa ragazza qua. Ho detto, ma no, sai, l'ho presa un'ora fa, era già morta quando l'ho recuperata. E invece poi ho sentito un altro battito, e quindi la corsa verso l'ospedale, l'abbiamo tirata fuori dal sacco, l'ospedale, quindi l'abbiamo intubata, l'abbiamo fatto una puntura intracardiaca di adrenalina, insomma l'abbiamo rianimata. E che bratte, dopo un po' il suo cuore ha cominciato a battere, che bratte era viva, sapete? E questo per me è stato un giorno, nella sua disgrazia, 360 morti per me, era un giorno, ero riuscito a portare in vita anche lì. C'è stato l'intervento di qualcuno che stava sopra di me, perché credetemi, non era facile. Però sono i momenti in cui sono queste le cose che ti danno la forza per andare avanti, per dire ok, perché credetemi, ci sono stati tanti momenti in cui ho pensato anche di mollare. Ho pensato di mollare, sono stati diversi. Sai perché quando tu fai di tutto e poi vedi l'indifferenza, vedi che le cose non cambiano, perché a volte mi dicevo, sai Pietro, ma sai, forse il prossimo mese magari cambia qualcosa. Non mollare. E poi invece non cambiava nulla. E poi non cambiava nulla. E qualche volta è successo che ho lasciato pure. Per esempio, ricordo una volta stavo facendo un'ispezione cadaverica a un bambino piccolo, ed ero da solo, oltretutto, e era di notte. E ho detto, ma perché? Perché io devo vedere tutto questo orrore? Poi su bambini, sapete, è una cosa veramente che ti tocca in modo particolare. Ho lasciato, ho detto basta, non ne voglio sapere più nulla. Mi sbagliavo, lo so, lo ammetto, sono arrivato a casa. La notte mia moglie mi ha visto turbato, mi ha detto, ma così, io ho spiegato la cosa, mi ha detto, ma vai, ti conosco, sono tornato, ho chiesto scusa a quel bambino, credetemi, ho chiesto scusa. E vado avanti. E queste sono le cose che ti fanno male, però poi ci sono quei fatti positivi che ti aiutano ad andare avanti. E i momenti brutti sono stati anche quando c'è quel 3 di ottobre, quando sono arrivati tutti quei sacchi, 368 sacchi, e io dovevo cominciare a fare le ispezioni cadaveriche, e dentro quei sacchi ho trovato tanti bambini, ma quanti bambini, quei bambini preconfezionati, così qualcuno li ha descritti. Non vogliamo bambini preconfezionati, ha detto. Non vogliamo. Cosa ne sa lui delle confezioni, delle preconfezioni? Prima dei bambini. Bambini vesti da festa, sapete, mi ha colpito questa cosa, mi ha colpito, non lo posso dimenticare mai più. Fra l'altro, il primo sacco che ho aperto, speravo non ci fosse un bambino, invece era un bambino piccolo, un bambino col pantaloncino rosso, la maglietta bianca, sembrava vivo. L'ho spogliato, nudo. Lo sono portato all'orecchio, lo scuotevo per cercare un minimo di vitalità, guardato intensamente negli occhi per vedere se c'era un minimo. Ma non l'avessi mai fatto, credetemi, per bambino era morto, non c'è stato niente da fare. E così tutti gli altri. Ma la cosa che mi ha colpito, impressionato, è che
Quasi tutti questi bambini erano vestiti a festa, con le treccine, le scarpette, tutti quei vestiti colorati che loro usano, perché erano arrivati, erano a pochi metri dal porto, stavano, le mamme le avevano preparate, perché erano arrivati nel nuovo continente, quel continente, l'Europa, che le avrebbe accolte, quel continente tanto agognato, tanto sognato, eh? Sognato. Allora le mamme le avevano preparate, quindi vestiti puliti, per dire, vedete, i nostri bambini sono come i vostri. Non sono diversi, sono bambini, i nostri bambini. E invece non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, e li ho trovati dentro quei sacchi. Vergogna, questa è una grande vergogna, una grande macchia. Mi emoziono io. Io credo che tutto questo sia disumano e ancora oggi continua ad accadere, sapete, continua ad accadere. Io credo che quello che è successo e sta succedendo sia veramente una cosa gravissima, che non possiamo più accettare. Dobbiamo ribellarci, dobbiamo fare insieme. Chiedo aiuto anche a voi, ragazzi, giovani, di fare in modo che tutto questo finisca quanto prima, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile accettare tutto questo. Non è possibile. Io mi sto battendo, sapete, motivo per cui sono andato al Parlamento europeo. Farò di tutto, credetemi, non mi fermeranno. Sì, qualcuno mi ha detto, sai Pietro, siete di qua che taglieranno le gambe. Beh, insomma, non ho mai mollato, sono 30 anni che non mollo, per cui anche di fronte a situazioni, come vi ho detto, brutte, di orrore puro, e quindi andrò avanti. Però io penso un'altra cosa, quando fra 10-15 anni, quando tutto finirà. Tutto questo, spero prestissimo, spero non domani, ieri, ieri spero. Però quando fra 10 anni, 20 anni, i nostri giovani, voi giovani, i nostri figli ci diranno, ma voi dove eravate? Ma come che avete permesso tutto questo? Ma cosa possiamo rispondere? Cosa possiamo rispondere? Non possiamo dire nulla, non possiamo dire non sapevamo, perché lo sappiamo. Sappiamo tutto quello che succede, sappiamo i morti, sappiamo le sofferenze, quello che succede in Libia, credetemi, quello che succede in Libia. Ancora oggi, stupri, violenze. Io ho visto ragazzi scuoiati vivi, scuoiati, per togliergli quel vestito nero. Questo fanno. Però cosa facciamo noi? E che io ho criticato fortemente e mi batterò per questo. Continuiamo a fare accordi con la Libia. Ecco, foraggiare la Guardia Costiera Libica, vergogna, dei criminali, ma non solo detto da me, perché conosco, so, ho video, ho documenti, ho racconti, ho tutto. Lo sa anche l'ONU, lo sanno tutto il mondo, lo sa. E noi cosa facciamo? Continuiamo a pagare per fermare. Per ignorare il problema. Ma non è un problema. Ma non è un problema. Noi abbiamo l'obbligo, abbiamo la responsabilità di tutto quello che succede in quel paese. Pensate che l'Africa, il continente più ricco del mondo, dove ci vive la gente più povera del mondo, ma ci sarà un motivo. Ma ci sarà. Quel motivo siamo noi. Siamo noi, noi siamo andati da loro. Siamo andati da loro, li abbiamo colonizzati, li abbiamo derubati, depredati, abbiamo tolto tutto, gli abbiamo tolto anche la dignità. Eppure loro ci hanno accettato, non hanno mai messo un filo spinato, mai un muro. Siamo andati là, si sono fatti schiavizzare, si sono fatti sfruttare di tutto. E adesso che vengo dalla nostra parte, anche per le condizioni climatiche, perché poi fanno la differenza, no? Tra i migranti richiedenti asilo, i rifugiati, poi ci sono i migranti economici, li chiamano così, economici, non so cosa vuole dire questo migranti economici, sono cristiani, sono delle persone che muoiono di fame, di miseria, quella miseria determinata, che poi sono la maggior parte ovviamente, quella miseria determinata dai cambiamenti climatici. Ma questi cambiamenti climatici? Chi ne ha la responsabilità di questi cambiamenti climatici? Siamo. Quel mondo occidentale ricco, sempre alla ricerca di
di crescita economica, di soldi, non guardiamo nulla. Per fortuna anche l'Europa adesso se ne è accorta, è uno dei pilastri di questa nuova legislatura della signora von der Leyen, è quella di questa transizione ecologica, di questo Green Deal europeo. Meno male, meno male. Sono queste le cose che bisogna oggi perseguire, bisogna capire, e speriamo che, ecco, da questa disgrazia che c'è stata, questa coronavirus e questa pandemia, magari si possano trarre insegnamenti e magari ripartire su questo binario. Questa rinascita deve essere all'insegna di questo Green Deal, di questa nuova rinascita che deve rispettare l'ambiente, quindi questa nuova transizione ecologica, perché tutto quello che succederà, se noi siamo capaci di prevenire, di queste sfide ne avremo nel futuro. Abbiamo adesso avuto il virus, forse, speriamo di no, avremo altre sfide da affrontare, e quindi noi sappiamo quello che sta succedendo, quindi il disgelo dei ghiacciai, l'innalzamento delle temperature, del livello del mare, magari poi ci sono pure, diciamo, la deforestazione, tutto questo oltraggio nei confronti della natura che la stiamo pagando, ma non perché la natura si ribella, qualcuno dice la natura si ribella, ma no, perché la natura si confonde più che si ribella. Perché quando noi andiamo a toccare questi equilibri, questi ecosistemi, è ovvio che poi succede qualcosa. Allora è importante che noi dobbiamo essere preparati, per essere preparati dobbiamo essere uniti tutti insieme, ma più che pensare ad affrontare queste sfide, le dobbiamo prevenire. Ecco perché è importante. E come dicevo, siamo arrivati a questo partendo dal discorso dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici hanno portato queste persone a lasciare il proprio paese. Queste persone sono costrette ad andare via, non perché vanno in vacanza. Sono costrette, noi lo sappiamo. Lo sappiamo, io in tutti questi anni ho visto cambiare tantissime cose. 30 anni ho visto cambiare le etnie, ho visto cambiare le modalità di arrivo, i motivi delle partenze, le persecuzioni religiose, la guerra in Siria e quindi le carestie, quindi i cambiamenti climatici. Ecco, tutte di queste ne abbiamo responsabilità, noi abbiamo responsabilità. E allora ecco che bisogna affrontare il fenomeno migratorio, fenomeno, non problema, perché qualcuno l'ha voluto fare diventare un problema per interessi elettorali, per tutto quello che volete, ma non è un problema, ma assolutamente non è un problema, anzi io dico che è un'opportunità, è una ricchezza. Noi siamo il frutto di questi incontri, in modo particolare l'Italia. L'Italia, sapete, questo mare è stato, come dire, attraversato nei millenni da tutti i popoli che hanno vissuto in questo Mediterraneo, quindi parliamo dei Fenici, Turchi, Arabi, Egiziani, e si sono incontrati, si sono scambiati culture, si sono scambiate tradizioni, si sono scambiati il DNA, anche dal punto di vista medico, pensate, come dire, la frammistione del DNA, ecco, porta, diciamo, ad essere più forti, più resistenti, più geniali. Noi siamo il frutto di questi incontri, non possiamo, come dire, oggi rinnegare tutto questo, assolutamente. Siamo il frutto di tutto questo. È da qui che nasce, noi siamo chiamati alla culla della cultura, ma è dovuto a questo. Ma non solo da questo punto di vista, anche dal punto di vista demografico. Noi sappiamo che noi abbiamo questo grandissimo problema, abbiamo un problema demografico, l'Europa è in forte calo demografico, l'Italia. Io penso che fra 10-15 anni l'Europa sarà una grande RSA, una grande RSA di vecchi, di anziani, non sono più giovani. E allora io dico perché? Perché dico fra virgolette non approfittare, ma queste persone devono venire da noi ed essere accolte, integrate ed entrare, diciamo, nella nostra società a pieno titolo. Bene ha fatto quel primo ministro portoghese che ha pensato subito di regolarizzare queste persone. Ovviamente dietro c'è un interesse anche per il lavoro, c'è un interesse anche per il discorso sanitario, quindi la tracciabilità. Lasciamo perdere il fatto umano lo lasciamo perdere anche per un fattore umano. Non è, spesso a me mi dicono, ma è arrivato il buonista, ma qua non si tratta di buonismo,
A parte il fatto che essere buoni o buonista, non è, io penso che non sia un difetto, però qua si tratta del rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita, di rispetto, quindi solidarietà, questo è fratellanza, amore, amore e rispetto soprattutto, rispetto, questa parola straordinaria che per me è la parola più grande che possa esistere al mondo, rispetto, rispetto per la natura, per gli animali, per i diversi, per gli amici, i nemici, rispetto, rispetto del diritto umano, rispetto di tutta la vita. Questa è la strada giusta da intraprendere. E beh, spesso l'Europa viene, come dire, additata di essere poco solidale, certamente un'Europa che secondo me è una grande istituzione, una grande intuizione, fra l'altro, dei nostri padri fondatori che sono basati su questi valori, valori straordinari che sono incontrovertibili, che sono mondiali, universali, sono quelli che vi ho detto prima io. Certamente un po' l'Europa ha perso un po' questo indirizzo e quindi dobbiamo portarla sulla retta via, sulla strada giusta, che è quello che i nostri padri fondatori sono passati, ma che noi è quell'Europa che noi vogliamo, però comunque questa Europa sgangherata, per com'è, qualcuno dice, qualcuno che vuole smantellare a tutti i costi quei famosi paesi sovranisti, questi che vogliono smantellare quell'Europa, quell'Europa niente niente ci ha dato 70 anni di pace e questo nessuno lo può rinnegare, lo può rinnegare. Certo, dobbiamo fare di più, dobbiamo migliorare, stiamo aspettando questa conferenza, nuova conferenza sul futuro dell'Europa che è slittata sempre a causa del virus e quindi ecco, si cercherà e sempre, ecco, questo virus forse ci aiuterà ad affrontare questa conferenza che avverrà quanto prima e che durerà, questo incontro durerà circa 2 anni per poi arrivare a una decisione sul futuro dell'Europa. Io credo che siamo sulla strada giusta, sulla strada buona, dobbiamo difendere questa Europa con le unghie e con i denti, perché è qualcosa di straordinario che dobbiamo correggere ovviamente, ma che è unica al mondo, è qualcosa che solo da noi esiste, solo l'Europa ce l'ha e quindi io ne sono convinto. Ma l'Europa deve pure capire che quando si tratta di affrontare delle sfide trisimmetriche, e il fenomeno migratorio è una sfida simmetrica, deve partecipare tutta. Tutte, deve dare una risposta unica ed è quello cui noi ci stiamo impegnando. Qui io mi batterò. Adesso mi taccio, magari ci saranno altre domande. Adesso ho parlato troppo. Bartolo, la ringrazio tantissimo anche perché dal suo intervento è emerso veramente questo legame, questa inseparabilità tra il fare storia e la storia è sempre una storia che va verificata sulla singolarità e sulla responsabilità che si deve avere nei confronti della singolarità. Crisi in greco vuol dire giudizio, no? Il giudizio è il giudizio che si impone a una decisione di una persona, di fronte a una persona, a un atto di responsabilità. Ci sono, tra l'altro, volevo sottolineare l'intervento di una studentessa che non per iscritto, non se la sentiva di intervenire, che insisteva sul fatto che della sua commozione lei non deve scusarsi, proprio perché in fin dei conti è proprio la capacità di commuoverci, di indignarci, come lei ha detto a un certo punto, quella che ci rende uomini e persone degne di questo nome, perché la persona è quella che si commuove al cospetto dell'altro, che è mossa dal rapporto con l'altro. Comunque ci sono due domande, Ludovico Battista e Margherita Mantovani. Magari raccogliamo gli interventi e poi risponde l'onorevole. A parte che insisterei pure sull'articolo 10 della Costituzione che impone come un dovere della democrazia italiana l'accoglimento dello straniero che non gode degli stessi diritti nel suo paese. Questo vuol dire inserire veramente un'idea di giustizia infinita all'interno del dispositivo giuridico e della stessa nozione di cittadinanza italiana. È un articolo straordinario, penso che Pietro Bartolo sia un grande testimone. Come dire, di uomo di legge, quindi di politica nel senso più alto. Ludovico. Io vorrei fare una domanda all'onorevole Bartolo, innanzitutto grazie infinite della sua testimonianza, dalla quale veramente sono toccato. Vorrei tornare sulla forza, diciamo, di questo aspetto del suo racconto, quando ha detto che non basta limitarsi alla gestione emergenziale,
Cioè non basta pure la lodevole dedizione alla situazione di emergenza delle ONG, per esempio. Bisogna in qualche modo che la situazione marginale sia affrontata dal centro, dalla politica, dall'Europa. C'è bisogno che il medico di Lampedusa vada nel cuore dell'Europa, che l'onorevole Bartolo appunto vada a fare politica, che la situazione di emergenza diventi norma e decisione, cioè entri nel cuore degli interessi europei, entri nel cuore degli interessi di tutti, per questo deve in qualche modo entrare nelle sale cinematografiche anche. Naturalmente non possiamo che augurarci che questo accada, però volevo, ecco, chiederle se lei pensa. E questo riguarda un po', diciamo, una semplice domanda sulla situazione che viviamo attualmente. Se la situazione di emergenza attuale, lo stato di eccezione in cui ci troviamo, secondo lei potrà avere questo effetto, ossia appunto ampliare la nostra sensibilità su questi temi, in qualche modo coinvolgendosi laddove, anche involontariamente, con la vita, in qualche modo, come dire, la situazione di emergenza che avevamo messo al margine, ecco. Se secondo lei la pandemia influirà sul dibattito europeo in questo senso, si aprirà una nuova stagione o meno? Beh, chiudo qui. Grazie, grazie mille. Sì, scusa, sì, è una domanda, ma ne sono convinto, io ne sono convinto perché, ecco, come dicevo prima, questo virus è venuto a dirci tante cose, a dirci che per superare certe sfide importanti, che è quella della pandemia, ma anche quella, della migrazione, è necessario stare uniti, stare insieme, condividere e quindi lavorare insieme. Solo in questo modo si possono affrontare e superare certe sfide importanti. D'altronde l'Europa deve essere un corpo unico. Deve diventare. Abbiamo fatto numerose proposte adesso noi, perché sia nel campo sanitario, sia nel campo, diciamo, delle migrazioni, ma non solo, anche nel campo economico, nel campo della difesa. Insomma, è ovvio che è necessario che questa Europa sia unita, dare, come dire, anche maggiore potere al Parlamento, e quindi, perché il Parlamento è quella istituzione democratica, perché noi siamo stati eletti democraticamente da tutti i cittadini europei, e quindi avere maggiore, diciamo, forza nell'ambito dell'Unione Europea, perché si possa, come dire, intervenire. Deve essere una democrazia decisionale, e che deve essere rapida anche nelle decisioni, perché sennò saremo sempre in ritardo in qualsiasi sfida, sì, e con qualsiasi sfida davanti saremo sempre in ritardo. L'abbiamo visto le decisioni che dovevamo prendere rispetto a quello che è successo in Kurdistan, e quello che è successo in Libia con la guerra tra i due, diciamo, signori della guerra, e quindi con l'intervento poi della Turchia, l'intervento della Russia, e noi siamo sempre in ritardo proprio per questo motivo, perché, ecco, ci sono, certo, la democrazia è bella, perché è ovvio che si deve confrontare, però, diciamo, deve essere una democrazia che deve decidere prima possibile. Questo, secondo me, è quello su cui noi dobbiamo lavorare. D'altronde, diciamo, io faccio parte di una commissione che si chiama Commissione Libre, dove si sono libere, sarebbe libertà civile, quindi stato di diritto, e quindi affari interni. Quindi è quella commissione che certamente si basa proprio su quella che è la democrazia, su quella che sono i diritti, e quindi penso che noi dovremmo estendere un pochettino questo sentimento, perché si possa insieme l'Europa deve solamente stando insieme, è forte, perché immaginate un'Europa disgregata come qualcuno la vuole, una Francia da sola, una Germania da sola, un'Italia da sola, di fronte a questi colossi che sono sia a destra che a sinistra, diciamo, della nostra posizione geografica. Parliamo quindi della Cina, parliamo dell'India, parliamo dell'America, ma ci fanno un boccone. Ma noi siamo più forti, noi siamo grandi, quindi messi insieme sicuramente possiamo, come dire, competere con queste potenze, avendo un occhio particolare, dico io, visto che siamo proprio di fronte a quel grande continente che si chiama Africa, avendo un occhio di riguardo verso questo continente, e pensare che con questo continente veramente si può fare tanto, ma non per sfruttarlo, ma... Tant'è vero che io faccio anche vicepresidente della commissione, è un'assemblea parlamentare paritetica UE-Africa,
ACP Africa, Caraibi e Pacifico, proprio per cercare, ecco, di affrontare tutti quei problemi che ci sono in quei paesi e quindi dare la possibilità di sviluppare, dare la possibilità anche di avere rapporti commerciali, ma alla pari, non pensare l'Africa sempre come un posto dove andare che è da sfruttare e da cui trarre qualche semplicemente in senso unilaterale qualche come dire, vantaggio. Quindi io credo che da questa diciamo, pandemia sicuramente potremo uscire più rafforzati, convinte che l'Europa deve superare certi egoismi, certi nazionalismi, egoismi, e solo così sicuramente possiamo affrontare tutte quelle sfide che si possono presentare. E lo abbiamo visto con la pandemia. All'inizio eravamo disgregati, ognuno la pensava in un modo, in un altro modo. Quando abbiamo capito che stare insieme era importante, e solo in questo modo, ecco che sono venute fuori quelle decisioni, quei provvedimenti. Adesso, diciamo, sono stati solo economici, ma nel futuro io credo che possono essere, diciamo, in modo, diciamo, quasi a 360 gradi. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. E sono convinto che questa legislatura ha questo indirizzo da superare certe situazioni particolari. Lo sappiamo, ci sono alcuni stati ancora che la pensano diversamente, però io credo che lavorando con i negoziati e non con le lite, non con i contrasti, si può arrivare a superare e a raggiungere questi obiettivi che ci siamo posti. Margherita Mantovani. Sì, buonasera. Anzitutto grazie infinite, sono molto commossa per questo intervento. Due domande rapidissime. La prima insomma, riguarda un aspetto molto particolare, se vogliamo. Volevo chiedere all'onorevole Bartolo quale sia l'attuale situazione delle tendopoli di Rosarno, più in generale della piana di Gioia Tauro. Perché nel 2018 mi è capitato di entrare nelle tendopoli di Rosarno e un portavoce della loro comunità, avvicinatosi, insomma, sostenne di sentirsi lui e tutto il gruppo delle persone a lui vicino abbandonato dall'Europa. E questa frase ovviamente fu un pugno al cuore. Quindi, chiese anche di non essere dimenticato, cioè che la situazione in cui vertevano questi migranti, questi lavoratori stagionali, talvolta richiedenti asilo, talvolta no, ecco, che le loro istanze venissero in qualche misura portate avanti, che non ci si dimenticasse di loro. Quindi mi chiedevo se quale fosse la situazione attuale, date insomma, quello che noi sappiamo sulle vicende che hanno riguardato queste tendopoli a Rosarno negli ultimi 10 anni e le situazioni igienico-sanitarie. Ecco, mi chiedevo ora con l'esplosione della pandemia se siano state prese delle misure e più in generale ecco, ricordare, sottolineare la richiesta di questo gruppo di persone che effettivamente segnalava una marginalità e anche una richiesta ecco, di essere riconosciuti anche come corpo giuridico. E qui la mia seconda domanda. Lei parlava giustamente della protezione umanitaria. Sappiamo che con il decreto sicurezza sempre del 2018, che ha abrogato tale forma di protezione, è subentrato un altro tipo di permesso di soggiorno, un permesso per protezione speciale. Questo, lei crede che sia possibile a livello europeo, a livello politico, italiano, di dibattito italiano, ma anche europeo, cercare di reintrodurre una forma di protezione umanitaria simile a quella che era rappresentata dalla protezione umanitaria? Perché molti, come lei sa molto meglio di me, molti di questi migranti che non hanno il riconoscimento, non si vedono riconosciuti lo status di rifugiato, né quello di protezione sussidiaria, poi si trovano in estrema difficoltà, entrano in una sorta di limbo quando una volta sbarcati, che poi li rende alle volte anche vittima della criminalità. Ecco, grazie. Sì, praticamente è quello il lavoro che stiamo facendo, sia a livello nazionale ovviamente che a livello europeo.
Questo, diciamo, ci siamo battuti anche per questo, non solo io ovviamente, ma tanti altri deputati, perché il governo italiano, come dire, riconoscesse e ci sta facendo, lo sappiamo in questo ultimo periodo, proprio c'è questa discussione, questo dibattito politico per questo momento, per la regolarizzazione di queste persone. E parlo non solo quelli che lavorano nei campi, nel campo dell'agricoltura, nel settore agricolo, ma anche per badanti, piuttosto che, diciamo, per visita. Tutte queste persone che vivono quasi nell'invisibilità, in condizioni estreme, a volte soprattutto quelle che lavorano nel settore dell'agricoltura, in quei posti a Rosarno, ma non solo, anche nella piana di Gioia Tauro, tutte queste persone, non solo, anche a Pachino, dalle parti della Sicilia, ovviamente, vivono in condizioni estreme, quasi disumane, vivono, io le identifico come delle latrine, i luoghi dove dormono, sfruttati, schiavizzati, nelle mani del caporalato, nelle mani della mafia, dell'andrangheta. Allora io penso che è giusto, ma per diversi motivi, che queste persone vengono regolarizzate, indipendentemente se sono dei rifugiati richiedenti asilo piuttosto che sono dei migranti economici, perché tutti abbiamo gli stessi diritti, tutti siamo delle persone, abbiamo il diritto di avere, come dire, di poter vivere dignitosamente, a maggior ragione se queste persone lavorano per noi, perché l'abbiamo visto anche in questo caso, il virus è venuto a dirci: vedete, queste persone vi servono, perché abbiamo visto il grido di dolore che si è alzato da parte di tutti quegli imprenditori che lavorano nel settore dell'agricoltura, della viticoltura, che sono veramente erano disperati perché non trovavano manodopera per poter lavorare. Ma questa manodopera deve essere però regolarizzata, deve essere venire alla luce, non possono restare semplicemente degli invisibili, lavorare a nero, ma debbono avere tutti gli stessi diritti, e questo lo prevede la nostra Costituzione, oltretutto, come diceva il professore prima. Quindi stiamo lavorando per questo. Spero che questa regolarizzazione sia quanto più ampia possibile, anche se in questo momento, ovviamente lo sappiamo, è a tempo, diciamo, temporanea, sarà fino a ma, e questa è già una grande apertura, perché noi sappiamo che il governo precedente cosa aveva fatto, praticamente aveva chiuso quelle poche cose di buone, perché possiamo dirle apertamente, noi siamo stati veramente campioni del mondo, campioni del mondo, ce l'hanno riconosciuto, Schulz ha detto che noi abbiamo fatto onore all'umanità intera, perché per 30 anni abbiamo, poi ci siamo un po' cambiato idea, ma noi abbiamo veramente per 30 anni abbiamo accolto tutti, non abbiamo mai messo un muro, mai un filo spinato, non avevamo mai chiuso i porti, abbiamo accolto tutto e ce l'hanno riconosciuto. Poi ad un certo punto, certamente poi siamo stati un po' scarsi, devo dire, nella integrazione. Qualcosa di buono si è fatto, c'erano delle buone pratiche, per esempio gli SPRAR, ecco, queste funzionavano, c'era un percorso di integrazione importante, quindi attraverso, diciamo, come dire, la formazione, l'istruzione, tutto quello che necessitava dietro. Certamente non era tutto quello che si sperava, però erano delle buone pratiche. A un certo punto, ecco, è subentrato quel governo che noi non oso neanche nominare, che ha cercato invece di distruggere tutto, ha chiuso gli SPRAR, buttato questa gente in mezzo alla strada, con l'idea, l'intenzione di portare a casa, di mandare a casa tutte queste persone, cosa che è impossibile, prima perché ci vorrà troppo tempo, secondo perché non ci sono i soldi per poterlo fare, e terzo, la cosa più importante è perché non ci sono gli accordi con i paesi da cui provengono queste persone, perché voi dovete sapere che, a parte che non ci sono gli accordi, molti accordi non li vogliono fare i paesi da dove partono, perché dobbiamo sapere che molti paesi vivono, diciamo, delle rimesse, anche se minime, se poco, quindi figuriamoci se fanno questi accordi. Quindi la cosa più importante è quella invece di cercare di regolarizzare queste persone, perché oggi come oggi, diciamo, dobbiamo farcene una ragione. Sono qua sul nostro territorio italiano, non li puoi mandare via, cosa che io sono contrario, ma ovviamente non è anche impossibile farlo, quindi sono qua. Ecco, invece di stare, essere sfruttati, vivere da schiavi, in quelle condizioni disumane, essere sfruttati dai delinquenti, dal caporalato, dalla mafia, dall'andrangheta, da tutti quelli che lucrano su queste persone, senza che lo Stato italiano percepisce nulla. E allora, se
Dico, se non lo vogliamo fare per un fatto umanitario, facciamone a meno per un fatto egoistico, regolarizziamo queste persone, sicuramente possiamo, diamo la possibilità a queste persone di poter accedere ai servizi sanitari, perché se no non possono neanche accedere, a meno che non sono in un gravissimo stato di salute e quindi vanno a finire pronto soccorsi, quantomeno dice, avere la tracciabilità proprio in questo momento, soprattutto in questo momento, in questa crisi, diciamo, sanitaria della Covid-19, avere la possibilità di un tracciamento di queste persone, ma un'altra cosa, tra virgolette, è quello che regolarizzando queste persone glieli togliamo dalle mani dalla delinquenza, dalla malavita, dalla mafia, dall'andrangheta, dalla camorra, tutti quelli che sfruttano queste persone, e quantomeno regolarizzando queste persone pagheranno le tasse. Pagheranno le tasse, faranno quello che devono pagare allo Stato italiano. Almeno ecco, lo Stato italiano ha un introito, come succede per tutti quelli che sono in regola, noi lo sappiamo. Queste persone, grazie a queste persone, l'ha detto Boeri, l'ho detto io, l'ho detto qualche tempo fa, grazie a queste persone che pagano le tasse, l'INPS non è fallita, e grazie a loro che si è riuscita a pagare le pensioni ai nostri anziani. Quindi si tratta qua di buonsenso, si tratta qua non solo di un fatto umano, che per me è la prima cosa, ma lasciamo perdere, perché insomma c'è chi dal punto di vista umano non l'ha, ma da un punto di vista proprio, diciamo, del buonsenso e della pure convenienza, però convenienza con dignità. Non è che possiamo sostituirci noi alla mafia, all'andrangheta, per poi sfruttarli noi in modo come sono state sfruttate fino adesso. Quindi dargli la possibilità a queste persone, perché sicuramente io credo che tutte queste persone che magari poi vanno a delinquere, magari che vanno a prostituirsi, ma lo fanno perché non lo fanno per conto proprio, purtroppo. Lo fanno per conto di Tres, sono degli schiavi. E magari quando vediamo una ragazza mezza nuda, in mezzo alla strada, a freddo, vicino a un falò, magari la critichiamo, diciamo: guarda qua, eh? Non sappiamo che quella è una schiava che sta soffrendo. E noi invece, che facciamo? Ci giriamo dall'altra parte. Sapete, quando vado in giro, alla fine poi spesso qualcuno mi dice, poi ci sono tante persone che mi ascoltano, posso vedere, qualcuno mi dice, sai, perché si commuove, qualcuno mi dice, sai, dottore, ma possiamo venire da noi, da Lampedusa, ad aiutarla? Possiamo venire da Lampedusa ad aiutarla? Spesso sono medici, spesso sono infermieri, ma non solo. Al che io rispondo, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno, state a casa vostra. Noi ce l'abbiamo sempre fatta qua a Lampedusa, sapete, noi siamo la porta d'Europa, ci chiamano. Da noi c'è un monumento di Mimmo Paladino, là messo dove finisce l'Europa, ma dove comincia anche l'Europa, è la porta d'Europa, che io, come dire, amo quella porta, spesso vado. Da noi entrano, arrivano, li accogliamo, li curiamo, li ascoltiamo, e poi vanno via. Noi siamo la porta. E poi vanno nella casa, la casa è l'Italia, la casa è l'Europa, è da là, è di là che cominciano i problemi. Quindi se vuoi fare qualcosa, fallo a casa vostra, fallo nella casa, non venire a Lampedusa, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno, noi ce la facciamo. Se vuoi fare qualcosa, falla qua, c'è tanto da fare, anche qualche piccola cosa. Io spesso lo dico, sapete, qualcuno che mi dice, ma io non so fare niente. E allora magari, ecco, aiutami, aiutami a raccontare, a fare sapere alla gente, magari qualcuno che la pensa diversamente perché è stato imbrogliato. Allora, anche se riesce a convincere una sola persona, ecco, io credo che è una cosa grandissima. Oppure qualcuno che mi dice, ma sa, io non riesco a fare neanche questo. E io dico, se tu vuoi fare qualcosa di importante, un piccolo gesto che forse è più grande di quello che faccio io, perché poi alla fine che cosa faccio? Io faccio il mio dovere da uomo, da medico, ho fatto il giuramento di Ippocrate, non faccio nient'altro, faccio il mio dovere, quello che è giusto fare, quello che è giusto fare, quello che io credo che sono cose che stanno insite nel DNA dell'umanità, dell'umanità. E allora dici, che cosa posso fare? Beh, sai, spesso ti trovi a incontrare queste persone davanti a un supermercato, piuttosto che magari per strada, magari anche un nostro povero, attenzione, non è che per forza deve essere un migrante, abbiamo tanti poveri, noi i famosi clochard che vivono sotto i ponti, sotto, diciamo, per terra, a morire di freddo. E spesso noi che cosa facciamo quando le incontriamo? Ci allontaniamo,
lievitiamo, e questo non lo possiamo negare, quasi quasi ci danno fastidio. E questo, allora, se vuoi fare qualcosa di importante, magari ti avvicini, magari non lo tocchi, magari non lo tocchi, magari gli chiedi come stai, da dove vieni, come ti chiami. Per quella persona è un giorno di festa, è Natale, è Capodanno, è Pasqua, altro che 1 euro, 2 euro di elemosina. È un grande giorno perché qualcuno l'ha notato, qualcuno l'ha fatto sentire un essere umano. Capite? Quindi anche questi piccoli gesti sono importanti, ognuno deve fare la sua parte. Non possiamo girarsi dall'altra parte. Siamo uomini, siamo persone, dobbiamo farlo. E se facciamo questo, credetemi, quando fai bene agli altri, fai bene a te stesso. Ma fai bene sicuramente all'umanità intera, fai onore all'umanità intera. E allora ognuno di noi deve fare delle scelte, deve fare delle scelte precise, deve decidere da che parte stare, se stare dalla parte del bene, dalla parte del male, dalla parte chi dei diritti o da parte di chi considera queste persone degli alieni, dei mostri. Io vi dico solo questo, sono delle persone come noi. Magari di colore diverso, magari di colore diverso. Io non credo che sia un problema il colore, se siamo a questo punto non abbiamo capito nulla. Però, come vi ho detto prima, sotto quel colore, il colore è un vestito, è un vestito. Se togliamo quel colore, quel vestito, siamo tutti uguali. E credetemi, io senza vestito li ho visti pure, ve l'ho detto prima, ve l'ho detto prima, perché li scuoiano. Li scuoiono dall'altra parte, non potete immaginare quello che succede, che le ho viste, non che me l'hanno raccontato, le ho viste io, ragazzi, giovanissimi, ragazzini, 13-14 anni, una cosa terribile da vedere, però tutte queste cose non ve lo dicono, nessuno ne racconta, è ovvio che questo non conviene a nessuno. Ecco, allora dico, se noi, ognuno di noi fa una piccola parte, anche un piccolo gesto, credetemi, è molto di più di quello che faccio io, molto di più. Quindi quando tutti vogliono venire a Lampedusa, non è necessario venire a Lampedusa, io vi ringrazio, ma noi qua bastiamo, ce l'abbiamo sempre fatta, grandi sacrifici, eppure è vero questo, però se volete fare qualcosa, fatelo a casa vostra, perché è là dove cominciano i problemi, è là dove vengono sfruttati, schiavizzati, ignorati, ignorati completamente. E questa è una cosa terribile, immaginate perché noi pensiamo. Perché adesso tocca a loro, ma cioè, la ruota gira. Pensate che fino a poco tempo fa i siriani, per dire i siriani, erano una popolazione come noi, uguale, come noi italiani, noi occidentali, noi avevano la casa, la macchina, noi medici, ingegneri, è arrivata una guerra. E questa gente è stata costretta a scappare, a fuggire, quante ne sono morte, famiglie intere, quante ne ho viste arrivare di qua, famiglie intere. Scappare, morire, senza sapere dove andare, senza una meta, derubati, stuprati, violentati, ignorati, buttati a mare, affrontare quelle peripezie, quel mare, quelle prigioni. Ma immaginate un po', per un momento, un solo momento, riusciamo a metterci al loro posto? Riusciamo. Eppure sono bambini. Io penso a quello che sta succedendo nelle isole greche, in quei campi di concentramento dove in alcuni centri dove possono stare 2.000-3.000 persone, sono 20.000 persone in condizioni disastrose, dove i bambini hanno perso, come dire, quel sentimento di sentirsi esseri umani, perché bambini, me ne arrivano tante, sapete, di comunicazione da parte di persone, di associazioni che lavorano là con grandissime difficoltà, dove mi dicono, sa, i bambini tentano atti di autolesionismo, addirittura pensano al suicidio. I bambini. Ma com'è possibile accettare tutto questo? Come? Io non riesco neanche a capirlo. Sono persone, sono bambini, i nostri bambini, sono belli, sono
amorose, gentili. Lo sapete, quando arrivano al Molo Favaloro, poi io gli dico ai miei collaboratori, il primo approccio non deve essere quello sanitario, a meno che non è gravissimo, il primo approccio deve essere quello umano, una carezza, un sorriso, una pacca sulla spalla, fagli sentire che li abbiamo notati, fagli sentire che sono esseri umani, perché fino a quel momento nessuno li ha considerati esseri umani, nessuno. Poi in modo particolare le donne, sapete, potete raccontarvi tante cose. Le donne, quello che gli succede, perché non vengono considerate esseri umani, sono esseri inferiori, sulle quali si può fare di tutto, sulle quali si può fare di tutto. Eppure vi posso dire una cosa, non è un luogo comune quando si dice che le donne sono più forti, non è un luogo comune. E sapete perché ve lo dico? Perché questa gente, queste persone, dopo tutti questi viaggi così lunghi, queste sofferenze, questo deserto, la fame, la miseria, le violenze, gli stupri, le sevizie, le torture, tutto quello che poi, e poi il mare, e poi il naufragio. Ecco, di questo io una brutta esperienza del naufragio, sono stato un naufrago io, sapete, e quindi so cosa significa stare in mezzo al Mediterraneo per ore e ore di notte, aspettando qualcuno che ti viene a prendere. Cosa terribile, terribile. E qualcuno non ci pensa a queste cose, quando non ci pensa a queste cose. Dice, poi arrivano e pensano di essere arrivati a Lampedusa, invece poi si rendono conto che invece è un'altra tappa. E quando tu glielo dici, se hanno superato ogni sofferenza pur di arrivare, poi quando sono convinti di essere arrivati, poi gli dici guarda che non si è arrivati, questa è un'altra tappa, allora cedono dal punto di vista psicologico, perché non ce la fanno più. E quello che mi è successo in tutti questi anni, ho toccato fare anche il TSO, sapete cosa sono i TSO? Trattamenti sanitari obbligatori. Qualcuno è riuscito a suicidarsi, qualcuno si è beccato, qualcuno è andato fuori di testa e io sono stato costretto a fare il TSO, trattamenti sanitari obbligatori, ma ci mancherebbe. Ebbene, vi posso dire, a proposito che le donne sono più forti, malgrado le sofferenze che devono subire più degli uomini, non ho mai fatto un TSO a una donna. Questo la dice Luca. Onorevole Bartolo, io sono felice così, starei a ascoltare per ore. E io penso che davvero ci abbia donato un'esperienza umana, profonda, politica, civile, culturale. Insomma, è quasi inutile aggiungere parole, soltanto la nostra gratitudine. E penso che per gli studenti questa sia un'esperienza straordinaria, che capiscono cosa significhi storia, cosa significhi politica, antropologia, religioni. E che cosa significa anche la capacità di commozione dell'altro. Sono anche orgoglioso di poter poi mettere su una piattaforma questa sua testimonianza, in maniera tale che possa moltiplicarsi. E in fondo Lampedusa, ecco, noi siamo stati tutti oggi a Lampedusa e Lampedusa è venuto al centro, in fondo la più grande università europea, la Sapienza, noi siamo il più grosso per numero di studenti dipartimento di tutta la Sapienza e probabilmente d'Europa, e avere a disposizione una testimonianza radicale e poi oltretutto, come dire, una testimonianza fattiva, capace di diventare proposta politica e sollecitazione politica e culturale è qualcosa di straordinario. Io la ringrazio. E Grazie. ringrazio Maurizio Zaccaro e allora a tutti il 15 maggio e il 15 giugno, se vera la sua testimonianza da questo punto di vista, per poter guardare il film. Spero che Grazie. sia così. Grazie, grazie infinite. Mi dispiace. Grazie, grazie a voi, grazie veramente di cuore per questa opportunità e mi raccomando, voi giovani, ecco, riflettete, voi siete il nostro futuro. D'altronde, noi purtroppo abbiamo fatto tanti errori, non vi stiamo lasciando una bella eredità. Però io credo in voi, siete veramente bravi, intelligenti e avete più, come dire, credo sicuramente più umanità di noi. Ecco. Se vedete in giro un film che si intitola Moore, non perdetelo. Promesso, perché bisogna promettersi le certe cose, dalle No, ma piccole per chiuderla con una battuta su quello che ha appena detto
Pietro, quando stavamo facendo i sopralluoghi, il casting, un vecchietto di Lampedusa ci ha raccontato che aveva incontrato della gente che era appena sbarcata, che gli aveva chiesto: scusi, ci puoi indicare dove è la stazione dei treni? Fantastico. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Arrivederci, grazie a tutti. La porta che Lampedusa deve portare da qualche altra parte. Esatto. Grandezza della, fondo proprio della condizione umana, tutto sommato. Grazie a tutti, grazie onorevole Bartolo. Grazie professore, grazie ragazzi, è un arrivederci, dai. Ciao, grazie. Ciao. Le porto anche tutti i saluti, grazie, degli studenti e di chi ha ringraziato nella chat, tantissimi scrivevano ringraziamenti. E grazie. Poi voglio ricordare qui, questo è un dovere d'ufficio, il prossimo incontro che sarà il 25 di maggio alle 17.30, con il professor Miguel Gotor dell'Università di Torino, che parlerà del carteggio dei documenti di Aldo Moro, gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia tra filologia e storia. Sarà un'altra pagina per me rilevante dal punto di vista proprio della condizione estrema di un testimone, a mio parere, ovviamente di un testimone della verità umana e della dignità della persona. Mi fermo qui, ringrazio ancora di cuore Pietro Bartolo per questa straordinaria lezione, lo ripeto, non solo di umanità, ma di storia e di politica. Cercheremo nel nostro piccolo, in qualche modo, di esserne all'altezza. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie a tutti, grazie. Voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, caro, grazie infinite. Ciao Pietro. Ciao. Ciao, ciao Pietro. Ciao Maurizio.